Ciao a tutti amici e bentornati in 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game. Come al solito io sono Amorous Fidal, benvenuti in questo nuovo video. Amici, cominciamo subito la nostra avventura in 7 Days to Die. Ed eccoci in game, amici, guardate la situazione devastante. Il personaggio è stato anche purtroppo infettato, come potete ben vedere, probabilmente da qua. Wow, vabbè, adesso ha fame, però è anche infettato, infatti ci chiede di usare o il miele, oppure gli antibiotici, oppure l'erba all'antibiotici. Antibiotics! Ma gli antibiotics come diavolo si fanno? Antibiotics si possono fare qui con... Ah, ecco cosa serve quella pagnotta schifosa. In realtà possiamo farli. Solo che ci serve. Il nitrato non è un problema. Bottiglia d'acqua no problema. Questo è un problema perché li avevamo, non li abbiamo mai tirati su. Ok, allora intanto sto facendomi del... la buona acqua, però il personaggio ha nettamente fame, quindi diamogli da mangiare assolutamente qualcosa. Facciamo due di queste qua, qua annulliamo, perfetto, qua infiliamo qua dentro l'acqua, così questa è quella sporca, l'aggiungiamo altra, altro glass jar vuoto, lo mettiamo direi qui. Questo lo beviamo, questo lo beviamo e magari ce ne portiamo dietro qualcun altro. Perché? Perché voglio assolutissimamente... Wow, ok, è spento. Qua... Che cavolo, ci mette un fottio a farlo. Vorrei andare un attimo in esplorazione. Dove? Ovviamente ancora nella città. Per vedere se troviamo qualcosa. Abbiamo un'infezione, dobbiamo curare un po' il nostro personaggio. Sia nel mangiare, guardate, l'infezione è attiva da due o... anzi, ci mancano due fottute ore prima di morire, probabilmente. Abbiamo sete, quindi va bene, adesso vedremo di fare tutto, no problem, un po' alla volta. Ci serve quel pane lì schifoso che si trova negli zombie. Molte volte si trova negli zombie. Non abbiamo mai raccolto, ed ecco cosa diavolo serviva, vedete... Maledetto di quel coso lì. Ok, spegniamo qua. Andiamo qui, ci beviamo magari un po' di tè che non fa mai male. La pala la mettiamo qua insieme a queste robe qua. Mettiamo anche in ordine questo, già che ci siamo. Ok, magari così sì. No, però così sì. Perfetto, poi mi avete detto di unire le pale. Sì, lo faremo amici, non c'è problema, ma non ora. Qua ci mettiamo magari queste robe qua, anzi erano qui, quindi no, vaiamo, metti qua le cose. Comunque amici, sistemo l'inventario perché ne ho assolutamente necessità, non ci sono nient'altro da dire. Questo lo metto via, questo lo metto via, questo l'ho consumato, adesso lo metto via, questo qua lo metto via. La cloth la metto via. Guardate, ho 6 torce da mettere in giro, ma per ora le mettiamo qua. Le lasciamo lì provvisorie, però non ci serve. Il bucket lo rimettiamo lì, poi vi dico cosa ho fatto. Lo faccio vedere presto, non c'è problema, non è che dovete aspettare tanto, ma giusto quel secondo. Qui ho altre 15, via, questo via, perfetto. Direi che abbiamo tutto per andare all'esplorazione, non tantissime cose, ma le cose giuste. Arrow, ovviamente ne facciamo ancora uno strafottio. Rocce non ne servono più, quindi mettiamole assolutamente via le rocce. Idem le piume, non ce ne facciamo nulla adesso, le mettiamo qua. 4 painkiller più che sufficienti per ora. Acqua va bene, il mangiare ce lo cercheremo in giro. Martello, pistola e altre cose. Ok, allora andiamo a vedere subito. Guardate qua cosa ho fatto, ho sistemato qua un po' il terrazzo, sono riuscito a chiuderlo in questa maniera che è molto più congeniale. Da qua si può uscire e evita che cadiamo. Poi andrà fatto anche qua. Qua ho rotto la rete perché ovviamente anche qua faremo una sorta, credo, di magazzino delle cose. Lo vorrei fare qui. Ovviamente qua sarà tutto da chiudere, però sostanzialmente è stato fatto questo. Nel posto là in fondo dove... Ah, poi ho ricoperto tutto da torce, un bel po'. Ne ho fatte un bel po' e le ho usate.
Dobbiamo potenziare, come avete scritto voi nei commenti, giustamente andrà potenziato assolutissimamente la base, quindi a livello di difese. Ho messo le torce e là dove c'è l'orto, il nostro piccolo orto, non ho fatto granché. Perché non ho fatto granché? Cavolo qua non è che verrà lì a romperci. Scusa, amico. Giusto per, ma che dico, ecco, non l'ho preso. L'orto, sapete che stavo facendo il laghetto? Bene, non è una cosa facile fare il laghetto. Che cavolo, ti spacco col nostro martello che abbiamo creato. Un po' di soldi vanno bene. Il nostro fottuto martello, le nostre frecce, abbiamo tutto quanto. Devo recuperare. Guarda, che cavolo di zombie mi ha, diciamo, odorato, ma. No, amico, una bella martellata. Niente da fare, questo possiamo tenerlo per ora. Il martello è veramente fantastico. È veramente un'arma di distruzione terribile. Comunque, andiamo assolutamente verso la città. Ecco, finalmente vicini alla città. Eccoci qua. Dunque, nel viaggio ho trovato due moldy bread. Fantastico, però. Ho visto una cosa, guardate, potremmo fare la Chemistry Station. Servono però dei baker, due, non so se li ho là. Il burning barrel bisogna craftarlo, bisogna fare queste cose qua. Altrimenti, in questo modo ce ne serve, guardate, ne basterebbe uno. Se è fatto col fuoco ne servono quattro, quindi questa chemical, insomma, stazione chimica va fatta. Ora, io andrei. Tra l'altro, la luce c'è ancora qui. Però io andrei da questa parte qua. Tra l'altro, qua ci siamo passati. Ma andiamo più avanti di qua. Perché? Innanzitutto, bisogna trovare del mangiare. Bisogna trovare. Oh, c'è che cavolo, sto amico. Questo qua, come test per smazzarlo. Tre. Amici, siamo a tre. Ne manca solo uno. Andiamo qua nella sedan, mitica sedan, se troviamo qualcosa, assolutamente no. Carrello della spesa. Un jar, non si rifiuta mai. Questo è inutile, questa è rotta, bisogna vrenciare tutto. Bisogna vrenciare tutto e farò sicuramente una puntata, amici, di vrenciatura, diciamo così. E cavolo, ce ne serve solo uno. Uno ce ne serve. Allora, lì c'è l'industria del cavolo, che qua è un altro dumpster. No, token. Andiamo sopra qua. Vediamo dall'alto se vediamo qualcosa di interessante. Oh! Eccola! Com'è, signorina? Vediamo se. No, rotting flash. Questa la prendo, ma rotting flash no. Allora, la situazione è abbastanza calma. Non vedo. Tanti zo. Cioè, guardate là. Che non l'ho preso mai. Guardate, adesso si arrabbia. Va verso di noi, guardate. Dove cavolo è andato? Ok, praticamente ci sta aspettando. Quel cinghiale lì è inferocito. Probabilmente non è l'unica cosa inferocita che ci vuole. E cerchiamo magari anche qua che male non fa, ok. Sempre utile. Oh. E che cavolo di rumori schifosi che arrivano ovunque. Andiamo verso la zona residenziale. Qua c'era il maiale, ma non lo abbatti con poche frecce. Bisogna, diciamo, dargli un sacco di. Un sacco di botte clamorose. Andiamo qua, niente da fare. Di solito nei rifiuti si trovano quelle schifezze di bread, panino ammuffito lì per fare gli antibiotici. Oh, LED car battery, molto bene. Perché questa ci servirà ovviamente per il nostro progetto elettrico, così come tante altre cose. Però ha un senso che tu prendi quel. Cosa lì ammuffita? Perché? Perché praticamente prendendo quella tu cosa fai? Ha dei batteri, quindi una sorta di senso logico potrebbe averlo.
batteri, quindi probabilmente fai un antibiotico o un qualcosa, cioè, un po' di senso potrebbe avere. Nitrato ci serve, lo abbiamo, ma ne prendiamo altro. Oh, una wrench che ci può essere utile, magari per frenciare qualcosa se non troviamo niente. Non abbiamo fortuna con il mangiare, sembrerebbe. Assolutamente no. Nessuna fortuna con il mangiare. Uai, c'è una signorina qui. Signorina. Buongiorno, signorina. Ti spaventi anche con questi maledetti interrotti in flash? Arriva un aiuto aereo. Abbiamo qua altro nitrato. Nitrato ovunque, qua sarà pieno di cacca sicuramente. No, però c'è una bottiglietta di schifo. Oh, qua abbiamo una bella biblioteca che magari troviamo qualcosa. Eh sì, troviamo questa Painting Fox, però forse l'abbiamo già letta, non ce la fa leggere. Che cavolo è? Mamma mia. Ok, abbiamo trovato altre cose. Scrappiamo questo. O c'è qualcuno giù qua? Qualcuno sta spaccando qualcosa. Vediamo qua, giusto per completare l'esplorazione di questa casetta. Bella interessante, devo dire, questa casetta. L'uomo sconvolto è. Stai lì un secondo. Mi devo vedere qui se c'è qualcosa. Sì, ma direi scrappiamo. L'uomo sconvolto, gli tiriamo due mazzate. Mamma mia, quel martello lì è veramente potente. E qua niente. Nella scatolina magari. Paintbrush. Cose utili. Abbiamo un quadro che possiamo fottere. Servirà solo per abbellimento. E nient'altro in questa casa. Andiamo a vedere, direi in questa. Magari. Qua c'è un sacco, magari un fret. Niente, chiodi. Buttano via i chiodi così. Qua magari. No, l'olio ci serve. Poi è il carburante sostanzialmente. Qua dei soldi. Appunto, potrebbe anche pensare di comprare questo bread. Sto cavolo di Marky Bread del cavolo. Fuggiamo sta casa che. Via, via, via. Oh. La signora, la nostra amica signora Ciccionella che ha spaccato. No, 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 mi si era bloccato sulla porta, ma è scardat! Stunnato in una maniera clamorosa. Beh, comunque è devastante questa signora, la signora qua. Ah, con la fatica che ho fatto adesso, come minimo. E che cavolo è? Una bestia. Clamorosa questa signora qua. Oh là! E se ne va via la signora e c'ha Coffee Seed e una pala. Devo dire che questi zombie hanno sempre parecchie cose. Che cosa ci faceva un nido qua? Vabbè. Qua niente, neanche carta. Qua, magari qua, no. Beh, però un radiatore. Potremmo utilizzarlo. Vediamo un po' cosa non ci serve qua. Beh, insomma, però teniamo, vediamo un po'. Qua. Qua. Non so, qua c'è qualcosa. Niente, gunpowder. Che cavolo. Sto cercando come fanno peggiori. Cioè, fra il ramazzo schifoso del putrido e schifosissimo rifiuti per vedere se troviamo qualcosa di. Sto cavolo di. Niente di tutto, ma meno quello che ci serve. Uno di questi ci servirebbe per superare la fottuta infezione. Allora è vera, Sid, me lo prendo volentieri. Questo qua lo scrappo, però credo che non abbiamo più spazio, quindi scrappiamo anche questo. Ci facciamo un po' di spazio. Dai, che qua forse c'è. No, niente. Allora, esplorazione, questa puntata. Esplorazione, amici, per vedere anche se troviamo. Quello che ci serve, magari troviamo qualcosa di interessante come abbiamo fatto per la car battery. È stata veramente una bella scoperta trovarla. Chi è? Qualcuno nel garage? Ma ce ne freghiamo altamente, direi. Ma c'è uno zombie che magari ci può aiutare, signore, scusi. Vediamo.
No, 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 non le frecce, non le frecce, usiamo questa. Quindi due mazzate, oh, là, vai, no, niente. Niente. Niente di niente. Qua c'è la chiesa, il cimitero, ma non credo che troviamo cose utili qua. Andiamo da questa parte qua. Porca ceba, amici, cioè. Bisogna assolutissimamente trovare. Uno ce ne manca. Uno ce ne manca. Cioè, veramente. Uno dice, vabbè, te ne mancano un sacco, no? Porca ceba, poi sapete cosa mi ha infettato? Giusto per farvi. Mentre costruivo lì, mi ha infettato quei cosi lì schifosi maledetti. Del cavolo, maledetti loro. Facciamo una di queste, va. E direi che ci facciamo anche una bevutina veloce. Fare anche due bevutine veloci che non fanno mai male. Recuperare un po' di energia. E qua potremmo entrare. Potrebbe esserci qualcosa di interessante, ma continuerei a verificare. Quei maledetti là mi hanno ucciso. Quei cavolo di corvi là. Cioè, non è che mi hanno ucciso, mi hanno infettato quattro! Amici, quattro! Dobbiamo assolutissimamente tornare a casa. Ne abbiamo trovati quattro, è stato fantastico. E ovviamente guarirci dalla questa cavolo di cosa. Non abbiamo più spazio, ma chi se ne frega, me ne torno. C'è uno zombie dietro lì. T'ho visto, amico. T'ho visto. Guarda, ti passo anche di fianco. E devo andare assolutissimamente verso casa il più rapido possibile. Eccoci finalmente a casa, amici. Mamma mia, che è lunga. Bisogna fare anche la motoretta. Come la scorsa puntata, la motoretta ci permette di spostarci da qua alla città, in men che non si dica. Dunque, è bellissimo qua, è bellissimo. Andiamo qua perché dobbiamo creare subito il nostro antibiotico. Allora, si fa sul fuoco con 4 ovviamente di questi, del nitrato che tra l'altro abbiamo anche trovato ma l'avevamo, e un battle water. Vai, ci vogliono 3 minuti e 20 per farlo, quindi è tantissimo 3 minuti e 20, ma io aspetterò, ma voi in un attimo vedrete il risultato di questo ottavo. E volevo anche mettere il quadro alla parete, ma ho visto adesso che si può mettere solo per te. Ma perché? Non si può girare, non si può fare niente con questo quadro qua. Grappiamo, purtroppo. Volevo. Oh, ho un po' di casino. Che cavolo sta succedendo? Di qua o di qua? Saranno di qua sicuramente. Oh, porca ceba, sta arrivando una flotta di zombie maledetti. Bisogna subdammi qua l'antibiotico. Quanto ci manca? 40 secondi. Spaccheranno tutto, sti fottuti. Subito. Guardateli. Sono qua, no, no, non cadere, non cadere, non cadere. Ma sono qua, no, no, non cadere, non cadere, non cadere. È caduto. Porca ceba, è caduto. Aiuto, aiuto, no. Eppure è caduto. Un fottio di zombie, amici. Che puntata, amici. Che puntata. Un fottio di zombie. Mannaggia voi. Eppure è caduto, vedete. Ma. Oddio! No! 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 Vai via, no! No! Maledetti! Vedete come si fa a morire in fretta? Basta che arriva un fottuto zombie. Avevamo fatto il maledetto antibiotico. Gli zombie sono arrivati a ucciderci. E guardateli là, i maledetti zombie. Maledetti. Vedete, basta poco a cadere e soprattutto con la scala. Anche se c'è. Guardate, è un attimo cadere dalle scale. Anche se c'è una protezione. Guardateli, maledettili. Anche se c'è una protezione, però la scala è veramente tosta. Avete visto? Porca ceba, ci vuole poco a morire. Adesso però abbiamo l'antibiotico, fantastico. Broken glass, non so cosa diavolo mi possa servire. Vai via, broken glass del cavolo, via. Però vedete che ci si mette veramente poco a. Purtroppo a morire. Però diciamo che abbiamo fatto comunque la cura, e posso dirvi che avevamo già tre antibiotici, altri due antibiotici, maledetti. Che cavolo! Va bene, questa qua è la puntata del guarire dagli antibiotici, morire con gli zombie con una caduta e a cerchia dei zombie, è un epic fail clamoroso perché gli antibiotici ce li avevamo. Amici, per questa puntata è tutto, lasciate un like, questa puntata è fantastica.
Incredibile che è successo. Iscrivetevi, commentate, ci vediamo nel prossimo tutto video. Ciao a tutti.